Martedì 30 luglio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, siamo qui ancora per chiudere questo mese, ma ritrovarci sempre in compagnia di nuovi ospiti, anzi, un ospite di cui abbiamo già parlato, appunto, di Casa Amica, ma continuiamo a farlo perché insomma ci serve importante e interessante. Allora, infatti, abbiamo qui con noi Stefano Gastaldi, direttore generale di Casa Amica. Buongiorno, direttore, Buongiorno a benvenuto. tutti coloro che ci ascoltano. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Allora, appunto, ne abbiamo già parlato in passato di Casa Amica, però insomma, Certo. sono temi su cui bisogna ritornare, su cui bisogna fare un po' il ricapitolando, così la gente si ricordi bene. Certo. Casa Amica, che cos'è Casa Amica, come nasce e come funziona? Casa Amica è un'associazione che ha più di 30 anni di storia e nasce e si sviluppa per dare risposta al bisogno di accoglienza legato alla migrazione sanitaria. Migrazione sanitaria che è un fenomeno strutturale che dice come funziona o come non funziona la sanità italiana, per cui diverse centinaia di migliaia di italiani ogni anno sono costretti a spostarsi dal loro territorio di origine per trovare risposta al bisogno di cura e di salute. Parliamo in modo particolare di trasferimenti di diverse centinaia di chilometri per motivi gravi dove spesso è in gioco la vita stessa e per periodi che possono diventare medio-lunghi e nel caso dei malati oncologici più periodi durante gli anni. Milano è una delle mete principali, appunto, di migrazione Milano sanitaria. direi che è la meta principale in quanto vanta. Cosa dicono i numeri all'incirca? Dicono circa 100.000 pazienti all'anno e dicono che Milano ha negli istituti altamente specializzati una percentuale assolutamente preponderante sullo scenario italiano. Questo significa dover lasciare appunto tutto quello che si ha a casa per trasferirsi per brevissimi periodi o periodi molto più lunghi, Certo. a volte non si sa neanche per quanto, perché appunto ci Certo, sono terapie, ci perché sono esami e quindi. è un aggiornamento continuo e quindi tutta un'accoglienza che, come ogni accoglienza, ma poi ha le sue particolarità, vive davvero momento per momento, passo per passo. Sappiamo i costi di Milano, i costi delle strutture ricettive a Milano, qualsiasi, dall'ostello a scendere anche Certo. comunque, sono dei costi davvero Ecco, proibitivi. Casa Amica nasce proprio per questo, in nome della dignità e della giustizia. Per fare in modo che nessuno debba rinunciare alla cura per motivi economici. Quindi, in modo particolare, nasce per dare risposta a quelle famiglie che hanno una complessità dove c'è anche il discorso economico in questa complessità. Ricordiamo che in seguito a questi percorsi a volte il bisogno economico sopraggiunge perché uno è costretto a lasciare il lavoro, andare in aspettativa E quindi insomma diventano tante problematiche che si vanno a esatto. sommare in una città poi come Milano dove non è facile appunto andare poi a Esatto, e togliere. tenete conto che il pubblico su questo non riesce a farsene carico, quindi noi abbiamo degli ottimi ospedali, abbiamo delle ottime risposte, si migliora di anno in anno, ma appunto il centro è il malato e a volte si dimentica che il malato innanzitutto è comunque sempre una persona e il tempo della malattia, anche quando è grave, è sempre un tempo di vita, deve esserlo. E tutto questo discorso è sulle spalle del terzo settore, quindi tutto quello che si riesce a fare è dovuto alla nostra volontà, alla nostra fantasia, alla nostra creatività, ma anche chiaramente La a vostra forza di tanti, volontà, mi verrebbe sì, da e dire. anche a tanti amici che poi ci aiutano e ci Infatti. sostengono con la loro attenzione. È proprio così che nasce quindi Casa Amica, no? Quanti anni fa? Siamo ormai 30, quasi più 35 che 30, siamo sui 34 anni, quando appunto una signora con la sua famiglia abitando proprio in zona Città Studi, allora era una giovane mamma, adesso è una giovane nonna, si rende conto che c'è questo fenomeno, ci sono queste persone, d'inverno c'è la fila, ci si affittano le macchine o i camper fuori dagli ospedali a notte. Ancora oggi? Oppure. Adesso No, ok. campano, 30 però anni fa a sì. Roma ancora, fuori dal Ah, bambino ok. Gesù, cioè è tutto un fenomeno.
Oppure d'estate queste persone stavano nei giardinetti all'aperto in attesa di riprendere. E quindi... Non è quelli che noi pensavamo essere semplicemente dei senza tetto, magari. Sì, sì, no, non sono i clochard, infatti, ma sono proprio persone che poi vanno a curarsi all'Istituto dei Tumori e, o al BEST, perché ecco, sì, sono questi due ospedali di riferimento per Casamica. E quindi quando questa famiglia si trova a ragionare perché vuole ricordare i propri cari mancati da poco, decide di spendersi in questa direzione piuttosto che comprare il macchinario da regalare, sì, come era la cosa forse più facile, e inizia appunto a prendere in affitto alcuni piani di una palazzina e a destinarli per questo. E da subito però ci si rende conto di una cosa importante, che il bisogno abitativo è quello primario, ma non è l'unico e forse non è neanche quello principale, o almeno a fianco a quello abitativo. Queste famiglie, immaginate cosa vuol dire 35 anni fa, la comunicazione, i mezzi. Sì, adesso è un po' più facile. Adesso è un po' più facile, volta... ecco, ma appunto avevano il terrore di essere sole. Isolate. Quindi da subito si capisce che accogliere dal punto di vista di Casamica significa dare la sicurezza e il conforto di mura, ma anche di relazione, di amicizia, di calore. Quindi ancora prima che nascessero le onlus o l'organizzazione del volontariato, Casamica parte subito con i volontari anche. E questo è un aspetto, direi, caratterizzante l'accoglienza di Casamica. In ogni casa ci sono gruppi di volontari, mm-hmm, che si spendono, direi, più che generosamente, con anche delle competenze che vengono curate e coltivate, proprio nel supportare, nell'accompagnare tutte le situazioni che incontriamo, ovviamente nel massimo rispetto e della discrezione di come ognuno vive il percorso, il dolore e la cura. Sì, perché poi fate immagine che sia anche complicato da un punto di vista, perché poi ognuno ha appunto il suo modo di vivere, esatto, i mille aspetti. Ci sono fasi, della cura, tempi diversi, esatto, e per questo appunto tutti i nostri volontari hanno una formazione continua, importante, e molto seria. Da quei famosi 34 anni fa si arriva oggi con insomma ben 4 case a Milano, una a Roma, una a Lecco. Sì, sì, perché il bisogno è enorme. Il bisogno è enorme. 4 case che hanno quanti posti letto in totale? Arriviamo a Milano. A Milano noi abbiamo un centinaio di posti letto. E grazie a Dio, appunto, diciamo che più di 30 anni fa Casamica è stata la prima realtà. Adesso ci sono diverse possibilità oltre a Casamica. Casamica, assieme ad altre associazioni, ha fondato una rete a casa lontani da casa, per cui c'è un sito, c'è un numero verde dedicato. Diciamo che, ecco, si lavora perché questo bisogno sia sempre più accompagnato. Sembra tanto dire 100% posti letto, ma in realtà sono davvero pochi in confronto alla mole di richieste che sono ci sono. Pochi, no? Ecco, e la fortuna di Casamica è sono posti letto da cui si raggiungono a piedi gli istituti di cui parlavo. Ottimo. Perché chiaramente il primo bisogno è essere vicini al proprio caro quando è ricoverato, quando si sottopone a un intervento, eccetera. E come dicevo prima, la cosa interessante anche delle vostre case è appunto che ci sono questi spazi comuni, volutamente comunitari in realtà. Sì, 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 volutamente, perché appunto noi abbiamo pochi principi ma molto chiari in mente e da sempre, che innanzitutto il vivere insieme aiuta. E anche lì non ci sono bisogno di parole nelle nostre case, perché ognuno sa benissimo quello che vive l'altro, perché lo vive in prima persona. E quindi c'è un mutuo aiuto, una solidarietà, e diciamo che il nostro ospite, che per noi sono degli amici poi, perché davvero si costruiscono dei legami, non è un volontariato mordi e fuggi, perché dura a volte il rapporto degli anni, conosciamo tutta la parentela, eccetera, e questo è fondamentale. E a volte sono, quando veramente la casa funziona, sono gli ospiti stessi che accolgono e che si accolgono. Abbiamo parlato dei volontari, appunto, da sempre sono uno dei, certo, punti fondamentali di Casamica. Anche loro non bastano mai, nel senso che benvengano, sì, e anzi benvengano. Siete molto bravi anche nel formarli. Sì, esatto, noi chiaramente abbiamo tutto, adesso sarebbe lungo illustrarlo, però abbiamo tutto un criterio di accompagnamento del nuovo volontario, un periodo di tirocinio sul campo, perché uno deve sperimentarsi. Quindi, e dopo una formazione iniziale, il tirocinio, c'è una formazione continua con dei consulenti altamente professionali che ci aiutano a crescere il modello. Ecco, ultimamente, questa sarà un po' la proposta che lanceremo da dopo l'estate, proprio perché Casamica è cresciuta, crescono le esigenze e cresce il bisogno di queste persone,
Da settembre ci metteremo un po' anche alla ricerca di volontari che possano entrare in Casa Amica, non semplicemente per gli ospiti o non solamente per gli ospiti, ma anche nelle attività di comunicazione, di ricerca fondi. Perché a volte la malattia, la malattia grave può spaventare, uno non se la sente, quindi magari dice bella cosa a Casa Amica, però non, fa, per me. Ecco, in realtà, che si facciano questi ragionamenti. No, ma noi siamo i primi su questo a verificare tutte le verifiche, perché chiaramente il volontariato funziona quando è utile anche alla persona che lo fa. Ci deve essere un circuito virtuoso. No, giusto, per poter avere sempre più volontari, esatto, anche in aspetti esatto, meno legati alla malattia. Ma anche proprio per coinvolgere sempre di più Milano, perché nonostante i numeri che stiamo dicendo, 100.000 persone all'anno sono tante, immaginatevi economicamente che cosa può voler dire, però non c'è piena consapevolezza di questo bisogno e quindi noi sentiamo proprio il dovere nei confronti del nostro impegno di rendere la nostra città sempre più partecipe di una cosa che la caratterizza, appunto, per quello che dicevamo all'inizio. Per cui vorremmo andare su delle piazze importanti, uscire un po' dal nostro quartiere, qualche tentativo l'abbiamo fatto. Quest'anno riproporremo l'abbinamento a febbraio tra Casa Amica e Mese del Malato con una serie di eventi e abbiamo bisogno di amici che ci aiutino a concretizzare quelli che sono dei desiderata, dei sogni anche. Come si fa a diventare volontario di Casa Amica e che cosa bisogna saper fare? Allora, innanzitutto occorre togliere l'idea che bisogna essere super uomini o super donne. Persone assolutamente normali siamo persone normali, sia volontari che operatori, perché chiaramente Casa Amica è volontariato, ma è il volontariato accompagnato da una professionalità, altrimenti le cose non possono stare in piedi 365 giorni all'anno e durare più di 30 anni, perché chiaramente c'è un ricambio continuo. Se uno è interessato può andare sul sito www.casamica.it e trova tutte le coordinate e tutti i riferimenti. Se scrive o se telefona poi viene contattato. C'è una serie di colloqui preliminari per un orientamento e poi c'è un periodo di tirocinio sul campo. Invece se faccio parte di uno di quei 100.000 che all'anno vengono a Milano per curarsi, come funziona per mettersi in contatto con la rete? Noi, diceva che avete creato una rete che sì, si chiama? A casa lontani da casa, e lì c'è un sito e sono mappate tutte le risorse a livello della città di Milano e anche degli altri capoluoghi lombardi, perché abbiamo delle eccellenze anche fuori Milano, per cui in base a dove, a quale ospedale tu fai da riferimento, puoi vedere le case di accoglienza più vicine o più comode per te. Noi poi, come Casa Amica, abbiamo un centro unico di prenotazione, c'è un numero telefonico aperto da lunedì a venerdì, orario di ufficio, gestito esclusivamente da volontari, e se tu chiami c'è il confronto sulle tue esigenze, viene indirizzato e puoi anche prenotare direttamente il tuo periodo. Chiaramente, come qualsiasi tipo di accoglienza, ha un aspetto alberghiero, perché ci sono le camere, devi prenotare i posti letto, però non è un'accoglienza alberghiera e quindi ci sono dei criteri di priorità in base all'urgenza del bisogno. Anche lì può sembrare strano, ma ecco, Casa Amica accoglie, 30 anni e più fa erano praticamente quasi esclusivamente parenti di malati, perché il malato stava ricoverato. Okay. Chiaramente l'accoglienza è un fenomeno vivo, in questi 30 anni si modifica e continua a modificarsi. Adesso noi abbiamo una percentuale che dice 63-64% di accompagnatori, ma il resto sono malati. Perché sono aumentate le cure, sono arrivate le cure in the hospital, c'è la cronicizzazione della malattia, quindi questo ha modificato. Però ad esempio un'altra cosa di cui noi siamo consapevoli e a volte non sempre è facilmente capita, allora è chiaro che quando il malato è col proprio accompagnatore occupa una stanza, quando però c'è solamente l'accompagnatore perché il malato è ricoverato, noi chiediamo la disponibilità alla condivisione della stanza con un altro accompagnatore, fermo restando il rispetto del genere, proprio perché la nostra filosofia è diamo la priorità al bisogno, quindi tu che sei nel bisogno,
puoi anche condividere la stanza, e quindi ecco, ma che poi comunque riparte poi con il discorso appunto sul fare comunità, che magari ritrovarsi in una città che non è la propria, da solo in una stanza, magari può portare anche insomma delle problematiche. Ritrovarsi in una stanza con qualcuno che sai che sta vivendo la tua stessa identica situazione, può aiutare tantissimo. Diciamo appunto qui tantissimi i volontari, tantissimi i malati, anche quindi proprio al momento dovete ospitare, perché appunto il tipo di cura è cambiato, quindi può essere che oggi puoi fare tre giorni, puoi fare tre giorni, e nel frattempo non facete tempo a tornare nel mio paese, che magari sta a centinaia di chilometri da qua, economicamente insostenibile. Molti di questi malati o di accompagnatori sono, perché i malati sono dei bambini anche. Sì, allora tenete conto che le statistiche parlano a livello oncologico che il 10% sono pazienti pediatrici. Noi delle quattro case di Milano ne abbiamo una, l'ultima nata tra il 2011 e il 2012, dedicata all'accoglienza di famiglie con bambini, ragazzi, adolescenti malati. La maggior parte di queste famiglie fa riferimento alla pediatria dell'Istituto Nazionale Tumori, ma non esclusivamente, quindi arrivano, poi vanno anche da altri interventi, e chiaramente c'è un'attenzione precisa, ci sono dei servizi e delle offerte in più che tengono conto appunto dei nostri amici più piccoli. Lo diamo quasi per scontato che appunto io per curarmi debba muovermi chilometri da casa per andare in un'altra città, perché qui c'è l'eccellenza. Ma è così normale in un paese come in un paese moderno e civile questo? E questa è una risposta. Io credo che in questo modo non dovrebbe essere così normale. Poi pensare che ogni 100 chilometri ci siano degli istituti altamente specializzati non è pensabile, perché è tutto un discorso che ci porterebbe lontano, però è facilmente intuibile. Ma infatti, magari invece in molte case dicono è uno scandalo, dovrei avere, insomma, è un discorso, no, però ecco, un po' più di equilibrio sicuramente ci vorrebbe, e qui chiaramente andiamo su discorsi complicanti anche a livello politici, perché voi pensate economicamente che cosa vuol dire questo a livello di scambio tra regione. È chiaro che io, regione del sud, se devo dare tot milioni di euro ogni anno alle regioni che attraggono questo fenomeno, non ne ho per investire nel mio territorio. Infatti. E quindi questo è un discorso grossissimo, però è anche un discorso culturale, di qualità, per cui davvero a volte i nostri ospiti arrivano davvero con quello che viene giustamente chiamato il viaggio della speranza, perché partono con delle diagnosi sbagliate, avendo perso tempo. E quindi quando vieni toccato nella tua vita, poi non ti fidi più. Quindi noi abbiamo degli ospiti che ormai, anche per fare delle prestazioni che potrebbero trovare vicino a casa loro, essendo rimasti scottati, dicono no, io vengo a distribuire. Esatto, quindi è un discorso complesso che ha una dimensione culturale, politica, di investimenti. Ecco, quindi io sono nel terzo settore, queste cose le vedo che è molto difficile. Vedo anche che sono 34 anni. Anzi, la domanda è aumentata invece di diminuire. Direi la disparità è aumentata, credo, no? Per certi versi sì, intanto c'è qualche esperienza, ma poi... E dicevo che comunque si fa fatica, non solo per casa amica, ma per il terzo settore che si occupa di questo che stiamo parlando, entrare in un dialogo istituzionale serio. Proprio perché gli ospedali sono concentrati sul loro pezzo e ne hanno. Dicevamo ospedali di eccellenza, però molti reparti lavorano sotto organico. Davvero, io devo dirlo, ci sono degli eroi nascosti che tengono in piedi un sistema. Però purtroppo anche alcune scelte politiche stanno manifestando poi dei risultati che sono preoccupanti. Ricordiamo, siamo quasi in chiusura, ricordiamo bene come fare per appunto mettersi in contatto con
Casa Amica, sia da un lato, diciamo, un lato appunto malato e accompagnatori, sia dal lato invece molto importante dei volontari. Allora, la cosa più, per i malati, se voi andate sul sito, ma ve lo dico, abbiamo il numero unico di prenotazioni dove vi danno tutte le informazioni e se è possibile c'è addirittura la prenotazione, ed è lo 02 7104 0296, da lunedì a venerdì, orario di ufficio. Adesso nelle due settimane di Ferragosto funzionerà solo mezza giornata al mattino, però durante l'anno, da lunedì a venerdì, ecco, bisogna avere un po' di pazienza perché a volte è un numero intasato, soprattutto lunedì al venerdì, inizio e fine settimana sono i momenti più critici. Se uno invece vuole approfondire il discorso del volontariato, perché è disponibile un po' a prendere in considerazione questa possibilità, sul sito di Casa Amica, www.casamica.it, c'è una sezione apposta e trova tutte le indicazioni, molto facili da seguire. Cosa le piacerebbe nel prossimo futuro di Casa Amica, che succeda nel prossimo futuro di Casa Amica? Cosa le piacerebbe al direttore generale? Cosa... Beh, innanzitutto mi piacerebbe che internamente non smettessimo di crescere e di creare progetti, e d'altra parte mi piacerebbe aumentare la qualità del confronto con il mondo istituzionale sanitario, perché io sono convinto che se davvero si sviluppasse un'alleanza più forte, il contributo di Casa Amica, come anche di altre realtà, potrebbe essere davvero molto più importante. E invece le chiedo personalmente, cosa possiamo fare noi dei media, noi giornalisti, per poter aiutare Casa Amica e tutto quello che è intorno a Casa Amica? Beh, io ringrazio voi perché, come tu ricordavi, non è la prima volta che ci ospitate. Neanche l'ultima, do l'anteprima, esatto, questa cosa. Per noi è importante che sostenete un po' le nostre campagne, perché appunto... per 25 anni, fino alla Casa dei Bambini, Casa Amica, per usare un paragone che ha usato anche qualche allenatore importante, testa bassa e pedalare. Eravamo talmente concentrati sull'accoglienza che non ci siamo mai preoccupati di comunicare, di farci conoscere. Poi abbiamo capito che per servire il bisogno è importante, appunto, aprirsi. Per cui avere degli amici nelle radio, nei giornali che ci aiutano su questo, per noi è davvero importante. E anche lì, dicevo della campagna di febbraio, quella è un'occasione importante su Milano, e forse prima Casa Amica sarà in grado anche di lanciare qualche altro progetto importante. Per cui su questo magari teniamoci in contatto. Ottimo. In modo che... Perfetto, allora io davvero ti ringrazio Stefano, siamo Stefano Gastaldi, direttore generale di Casa Amica, attenti ci appunto aggiornate su tutto quello che fate, noi siamo ben contenti di seguirvi, sicuramente come dicevo questa non è stata la prima volta che vi abbiamo avuto ospiti e non sarà neanche l'ultima, okay. Perché siamo ben contenti di ogni tanto ricordare insomma un fenomeno importante della nostra città, che è quello delle migrazioni sanitarie. Ricordiamo 100.000 all'incirca, sì, sì. Persone, chiamiamoli malati, persone che... Esatto. Migrano temporaneamente, chi più chi meno, nella nostra città, solo perché devono essere curate e non possono farlo nella loro terra d'origine, diciamo, e con loro tutto quello che si muove, quindi parenti, esatto, amici, coloro che possono essere accompagnati, chi non può essere accompagnato, immagino che insomma si apra davvero un mondo molto vario, che però davvero vogliamo sempre di più conoscere, seguire e capire. Grazie a tutti voi. Grazie mille a Stefano Gastaldi, direttore generale di Casa Amica, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, vi ringrazio come sempre, abbiamo superato, ve lo dico così come dato un po' per finire i conti di stagione, abbiamo superato le 400 puntate di Good Morning Milano, ormai in onda dal 5 di ottobre del 2016, quindi insomma siamo sempre qui, cerchiamo di raccontarvi Milano, città metropolitana e le persone che fanno grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.